Ma che fine fanno tutti questi palloncini che vengono usati per ogni cosa? Feste, cerimonie, eventi sportivi e persino i funerali. Quante volte avrei pensato, ma che fighi? L'ho pensato anche io. Eppure ti svelo una cosa, non vengono inghiottiti dalle nuvole, ma così come vanno su, poi tornano anche giù sotto forma di detriti. Ma ti sei mai chiesto che danni fa un palloncino quando ricade? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In questo video della nostra serie Abbiamo sempre fatto così, riflettiamo sull'impatto ambientale dei nostri gesti quotidiani. Se vuoi supportare la nostra missione, lasciaci un like. Siamo abituati a considerare i palloncini oggetti innocui e decorativi e invece facilmente si trasformano in autentiche trappole per gli animali marini e terrestri. Ci sono due fattori che rendono i palloncini degli oggetti pericolosi per l'ambiente, ma in particolare per la vita degli animali. La loro composizione e il fatto che il palloncino vola e non si sa dove atterra. Che sia riempito d'aria o di elio potrebbe restare nell'aria per giorni e percorrere migliaia di chilometri. Ma quanti tipi di palloncini esistono? E si comportano tutti allo stesso modo una volta rilasciati nell'aria? E in che modo sono letali per gli animali? Andiamo con ordine. Ci sono diverse tipologie di palloncini, ma sono due i materiali più diffusi, il foil e il lattice, su cui il discorso da fare è molto ampio perché c'è una versione biodegradabile di questo tipo di palloncino, ma dopo ci torniamo. Il foil è quel palloncino di metallo lucido che può assumere varie forme e colori. Hai presente i numeri giganti che si gonfiano alle feste? Quello è il foil. Questo materiale è composto da nylon ricoperto da uno strato metallico in alluminio. Se gonfiati a elio, questi palloncini possono resistere da 3 a 5 giorni, se gonfiati ad aria addirittura oltre un mese. Questo è un tipo di materiale che si scompone nel tempo in minuscoli pezzetti di metallo che finiscono ovviamente anche in mare. Il loro luccichio attira l'attenzione di pesci, ma anche degli uccelli che li confondono per cibo. Poi c'è il palloncino in lattice che per i ricercatori è il vero killer dei cieli. Essendo più poroso, rilascia più velocemente l'elio durante il volo, per questo il suo viaggio dura massimo 2 giorni. Uno studio realizzato nel 2019 dall'Università della Tasmania ha dimostrato che la plastica morbida, di cui è fatto il lattice, è 30 volte più letale della plastica dura per foche, tartarughe e uccelli marini. Questo perché quando si deposita sull'acqua galleggia come una medusa e viene ingoiata come una preda. Di tutte le specie marine esaminate dallo studio, il 44%, cioè quasi la metà, erano morte a causa della plastica morbida, nonostante quest'ultima fosse solo il 5% dei detriti marini recuperati. Alla luce di queste scoperte sono state proposte alcune soluzioni, tra cui l'utilizzo di lattice naturale per rendere più sostenibile il rilascio dei palloncini. Teoricamente questo tipo di lattice, che è composto dalla linfa degli alberi di gomma, Evea brasilensis, dovrebbe degradarsi in meno tempo rispetto al lattice sintetico. Ma la comunità scientifica si è scagliata contro questo tipo di soluzione, perché anche se effettivamente questo lattice si degrada in meno tempo, comunque rimane nell'ambiente per almeno 2 anni, risultando allo stesso modo nociva per la fauna marina. Il rilascio dei palloncini non causa solo danni all'ambiente, ma può diventare un reale pericolo per le persone. In America uno dei principali problemi è l'interruzione di corrente provocata dai palloncini di foil, che si incastrano nei fili della corrente. Per farti capire l'entità dei danni, il principale fornitore di energia elettrica del sud della California ha registrato in media, dal 2014 al 2018, 1 migliaio di interruzioni l'anno. Pensa che in alcuni casi possono anche raggiungere i motori degli aerei e incastrarsi nelle ventole. Ma c'è un evento che ha letteralmente fatto la storia dell'inquinamento da palloncino. Guarda questo video, hai mai sentito parlare del Balloon Fest? Una cerimonia che si è tenuta nel 1986 a Cleveland, in Ohio, e che serviva proprio a pubblicizzare la città di Cleveland, rilasciando nell'atmosfera 1,5 milioni di palloncini. Un effetto visivo apparentemente spettacolare. Peccato che la maggior parte sia ricaduta al suolo, causando numerosi problemi di visibilità e di traffico, mettendo in pericolo i cittadini. Oggi ci sono dei dati che certificano i danni causati all'ambiente e alla fauna marina, circoscritti da alcuni studi come abbiamo visto prima, ma è chiaramente difficile avere un numero preciso di palloncini ricaduti al suolo, perché non esistono delle strumentazioni per tracciarli
tutti, e i detriti che si frantumano si mescolano con le altre microplastiche. Ci sono state iniziative partite da organizzazioni ambientali no profit o attivisti per provare a fare un censimento. Nel 2019 volontari dell'Ocean Conservancy, un'organizzazione ambientale degli Stati Uniti, sono andati fisicamente a contare il numero di palloncini uno ad uno e hanno rilevato oltre 104.000 frammenti di palloncini in tutto il mondo, di cui quasi la metà solo negli Stati Uniti. Un'altra iniziativa abbastanza originale, un vero e proprio progetto di scienza dei cittadini, è stata organizzata da una studentessa universitaria, Lara O'Brien, che tra il 2019 e il 2021 ha invitato le persone a segnalare i palloncini in tutto il mondo. E guarda un po', ha creato una mappa virtuale dove sono segnati più di 3.000 detriti di palloncini. Nella direttiva SUP, Single Use Plastic, dell'Unione Europea, in vigore dal 3 luglio 2021, che punta a ridurre il consumo di plastica monouso, c'è il divieto di vendere i bastoncini di plastica, ma non c'è un divieto per il rilascio dei palloncini. Qualcuno ci ha pensato a livello locale. Per esempio il Trentino è la prima regione italiana che dal 2021 ha vietato il lancio dei palloncini. Circa 40 comuni italiani hanno emanato autonomamente delle ordinanze che non vietano la vendita dei palloncini, ma proibiscono di disperderli nell'ambiente. D'altro canto, l'industria del palloncino, per tutelare anche migliaia di posti di lavoro nel settore, sono diventati sensibili alla tematica e per andare incontro alle normative consigliano di gettare correttamente i palloncini dopo l'utilizzo e di non disperderli nell'ambiente. Una volta finita la festa, il palloncino deve essere bucato e correttamente smaltito a seconda della sua composizione, tendenzialmente nell'indifferenziato se in foil o in lattice sintetico, oppure nell'umido se in lattice naturale, ma è sempre bene leggere le etichette. Bene, quello che noi ci auguriamo è che si trovino delle soluzioni che tutelino maggiormente l'ambiente e che grazie a questo video anche tu sia un po' più consapevole delle conseguenze di questo piccolo gesto. Anzi, dimmi la tua al riguardo, che ti leggo nei commenti. Ciao!